Laudetur Jesus Christus, bentrovati da Stefano Leszczynski, dalla regia 9 di Palazzo Pio, per questa radiocronaca in diretta del 33° viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq, sotto il tema Siete tutti fratelli. Io ringrazio e saluto anche le emittenti collegate, in particolare Radio Luce di San Benedetto del Tronto, in Blu Radio e Radio Condivisione Palermo. Grazie per essere con noi, un saluto anche ai vostri ascoltatori. Stiamo assistendo al corteo di Papa Francesco che si muove lungo le strade di Karakoš, dove è atterrato in elicottero pochi minuti fa provenendo da Mosul. Questo è il secondo grande evento della giornata di questo 33° viaggio. La città di Karakoš, che si trova all'interno del governatorato di Ninive, lo abbiamo detto ma lo ripetiamo, è la principale città cristiana del paese, oltre 50.000 abitanti, di cui il 90% di cristiani, che è una percentuale ovviamente ribaltata rispetto a quella che è la percentuale calcolata sull'intero territorio iracheno, dove i cristiani si attestano a una percentuale intorno al o poco superiore all'1%. Nell'estate del 2014 questa città è stata invasa dai miliziani del sedicente Stato Islamico, che hanno distrutto case, devastato le chiese, la biblioteca, altri edifici. Grazie all'attività di molte organizzazioni caritative cristiane e delle associazioni internazionali è partita la ricostruzione. In questi ultimi anni si è ricostruita ad esempio la chiesa più grande del paese, che è la Cattedrale dell'Immacolata Concezione, dove per l'appunto si sta recando Papa Francesco. È impressionante notare le immagini dall'alto, le immagini aeree della strada che sta percorrendo Papa Francesco, un lunghissimo corteo. Ovviamente lo schieramento di forze di sicurezza è imponente, ma a fare da contrasto a quella che è una situazione che normalmente è di tensione è la grande festa ai lati delle strade della popolazione della cittadina, dei tanti cristiani che stanno celebrando l'arrivo di Papa Francesco e seguono il corteo proprio in direzione della chiesa dell'Immacolata Concezione. Ma per avere un'idea di quello che è il suono della festa che arriva da Karakoš, abbiamo in collegamento telefonico Massimiliano Menichetti, responsabile delle testate di Vatican News e Radio Vaticana. Ben trovato Massimiliano Menichetti, grazie per essere con noi. Beh, un carissimo saluto a voi, ben trovati a voi qui a Iraq. Dici come è l'atmosfera in questo momento per questa seconda tappa di Papa Francesco? La stai sentendo, c'è un grandissimo entusiasmo, il Papa sta arrivando praticamente in questo momento e lo stanno accogliendo con grandissima gioia. Possiamo dire che lo scenario è completamente cambiato rispetto a Mosul, una città devastata dalle macerie e immersa, quasi stritolata dalle macerie anche nei cuori, dove il Papa ha ribadito, ha pregato con la popolazione e per tutto l'Iraq e per tutto il paese. Qui ci siamo spostati a Karakoš, dove l'ISIS nel 2014 devastò completamente la città. Qui a Karakoš c'è la maggiore presenza cristiana, oltre il 90% sono cristiani e sono tutti vestiti con abiti tipici molto sgargianti nei colori e tutta la comunità è qui che abbraccia, è pronta ad abbracciare il Papa. In questo momento il Papa è sceso dalla macchina e le persone si sono tutte alzate in piedi all'interno della basilica, che poi ricordiamo è la basilica che l'ISIS utilizzò come poligono di tiro. Infatti il chiostro è completamente crivellato di colpi di arma da fuoco. Quindi è veramente una rinascita anche per la stessa Karakoš, tutto il viaggio del Papa. Le macerie di Mosul fanno veramente impressione, è come assistere ad una città devastata dal terremoto.
Al contrario, invece Karakoš rinasce in questo modo, manca solo il rinasce, cioè rinasce nelle parole, nelle intenzioni e nei fatti, pur affidando chiaramente le vittime a Dio e di nuovo essendo spronata alla concordia e alla pace. Mosul è proprio voluto andare per pregare lì e per scoprire, diciamo, una lapide che commemora tutti i defunti, nonostante la presenza lì dei cristiani sia bassissima. Massimiliano Menichetti, quello che dici e quello che hai raccontato ovviamente fa ancora più effetto se si vedono le immagini di quello che sta avvenendo e questa esplosione di colori e di festa che non ti aspetteresti nell'Iraq, che abbiamo sempre sentito nei racconti e nei resoconti giornalistici. Stiamo vedendo un paese che è completamente diverso dal nostro immaginario e che forse è già sulla strada del cambiamento. Assolutamente sì, ma è un'esperienza, ecco, sentite proprio l'inizio, l'ingresso del Papa, è un'esperienza che ho fatto io stesso, cioè la narrazione che viene fatta dell'Iraq è una narrazione spesso molto deformata, deformata in parte, cioè voglio dire, parliamo di un paese che ha avuto soltanto nel 2020 1400 atti terroristici, quindi c'è una realtà, le città sono militarizzate, questo senza dubbio, ma a fianco a questo c'è un grandissimo desiderio di rinascita e io ho incontrato tantissime persone con questa voglia, questo desiderio e ovviamente fa molta impressione, come dicevi tu, perché in mezzo a Mosul, una città devastata, sembra una città terremotata, di più una città distrutta dalle bombe, ma in quella città che c'è questo grandissimo contatto, dove tu vedi le persone, la gente che vivono anche in grande povertà, e perché siamo nel Kurdistan iracheno in quel caso, che però ha un'enorme voglia di rinascita. Qui in questa basilica la sentite questa voglia, questo desiderio, è come se noi avessimo in elicottero, siamo arrivati qui ed è come se avessimo addirittura trasvolato di tanti anni la realtà irachena. Ecco, Massimiliano Menichetti, questo, speranza, riflessione e voglia. Massimiliano Menichetti, ci offrono le immagini che arrivano dall'Iraq, la benedizione dell'ingresso della Basilica da parte di Papa Francesco della Chiesa dell'Immacolata Concezione, è attorniato da un servizio di sicurezza molto stretto, ma nonostante questo due bambini sono riusciti a consegnare il loro mazzo di fiori a salutare Papa Francesco, che sta entrando in una chiesa gremita di gente. Immaginiamo quanto sia complicato gestire una situazione del genere, ovviamente con il grande desiderio di stringersi intorno a Papa Francesco. Ci sono preoccupazioni per quello che è anche la situazione, Massimiliano, della pandemia in corso, sono state prese tante misure, ma questo ovviamente non evita la possibilità che le persone si accalchino intorno a Papa Francesco, d'altronde capiamo quello che deve essere là. Diciamo che le immagini ci raccontano una realtà in questo caso dove un po' si sono ridotti, potremmo dire, i margini per quanto riguarda la prevenzione, perché in tutte le altre visite c'è stata una grandissima attenzione. Un altro margine, in questa chiesa venne abbattuta la statua della Madonna che è stata ripristinata, è un gesto simbolico fortissimo e anche per quello che dicevi prima, la città si è molto, scusate, il paese si è mobilitato, tutto l'Iraq si è mobilitato per ricevere al meglio il Papa, ma portando non soltanto un simboli, ma la forza della fede e anche la voglia di incontrare il Papa, la forza della fede per i cristiani che vengono confermati dal successore di Pietro e la voglia di incontrare dei musulmani che vengono ad incontrare un grande leader che porta la pace, che ha riunito ieri a Ur dei Caldei davanti quella che la tradizione vuole sia la casa di Abramo, si trovi la casa di Abramo, ha riunito tutti i leader religiosi del paese per un grande sussulto e una spinta di pace per camminare insieme. E l'Iraq risponde sì, sta rispondendo sì. Per questo è una visita storica, anche se storico si usa troppo ed è molto abusato in ambito giornalistico. È sorprendente. Io adesso però devo lasciarvi. Massimiliano Menichetti, grazie davvero, grazie.
Grazie per essere stato con noi, grazie per averci raccontato quello che stai vivendo a Karakoš, ci sentiremo sicuramente in un secondo momento. Grazie, buon lavoro e buona visita di Papa Francesco a Karakoš. Adesso le immagini che arrivano dai media vaticani ci offrono Papa Francesco che incontra i fedeli all'interno della Chiesa dell'Immacolata Concezione, per primi i bambini e i malati, come è di costume per Papa Francesco, la sua attenzione nei confronti degli ultimi. È impressionante vedere il numero di persone che si trovano all'interno di questa chiesa, il loro entusiasmo composto, nessuno che abbia cercato di spintonare per arrivare a toccare Papa Francesco, seppure tutti hanno dimostrato veramente una grande vicinanza e sono a pochissimo a distanza fisica da Papa Francesco. Potrete sentire in sottofondo quelli che sono i canti che arrivano dall'interno della Chiesa dell'Immacolata Concezione, avete sentito anche quelle che sono state le difficoltà legate alla ricostruzione di questo luogo sacro. La cattedrale era stata vandalizzata, è stato ricordato più volte, nel 2014, profanata in tutti i suoi simboli, parte del campanile era stato abbattuto. Dopo la liberazione della città dall'occupazione dei miliziani dello Stato Islamico nell'ottobre del 2016, questo edificio è tornato a essere un luogo sacro e sono stati allestiti un altare, una grande croce di legno sul tetto. La vera ricostruzione però è iniziata nel 2020, come ricordava anche Massimiliano Menichetti in collegamento al Karakoš, con l'erezione di una nuova statua di Maria sul campanile ripristinato. Le mura e le colonne di marmo sono state ripulite dalla fuligine. Sentite intanto l'entusiasmo che già aveva caratterizzato l'incontro anche di questa mattina a Karakoš con questo tradizionale saluto iracheno che viene fatto dalle donne con questo suono che sentite. Papa Francesco in questo momento si sta avvicinando all'altare per deporre un mazzo di fiori che gli è stato porto e che viene deposto da uno dei sacerdoti che lo accompagnano in questa visita, e Papa Francesco di fronte all'altare sosta in un momento di preghiera accompagnato dai canti dei fedeli all'interno della basilica. Siamo quindi a ridosso dell'inizio di questo incontro, che inizierà con un breve saluto del patriarca Siro Cattolico, il patriarca Yunnan, dopodiché sentiremo delle testimonianze e infine il discorso che verrà pronunciato da Papa Francesco, che adesso fa segno a tutti di sedersi e per iniziare questo incontro con la comunità di Karakoš. Sentiamo. Benvenuto nel nome di Cristo, il nostro Sommo Pontefice. Mi permetto di dire qualche parola in italiano. Oggi ha visitato Mosul, la città distrutta, la vecchia città dove sono le nostre chiese, e ha dato il suo discorso nel cosiddetto cortile della chiesa. Dietro era la nostra cattedrale dell'Immacolata distrutta, vicino alla cattedrale anche dei Siri ortodossi. E il prete, l'unico prete che è ritornato a Mosul per ricostruire la sua parrocchia, la sua chiesa, è il padre Callo, che ha dato qualche parola di benvenuto,
e il padre Callo, l'unico sacerdote che è siro cattolico di Mosul. Mi permetta, santità, di parlare in arabo, perché purtroppo l'italiano non è ben capito, eccetto per la vostra delegazione, le loro eminentissime cardinali, eccellentissimi vescovi, arcivescovi e bravi sacerdoti e laici che l'hanno accompagnata in questa visita storica e molto coraggiosa. Anche vi presento i miei confratelli padri del Sinodo e i sacerdoti. Per la maggior parte furono sradicati 7 anni fa da questa città siro-cattolica. أيها الأب الأقدس نستقبلكم اليوم مع هذا الجمع الحاشد وهو جزء من المسيحيين الذين طردوا قبل سنوات من بيوتهم في قرقوش بارطلة بعشيقة كرمليس وسائر البلدات والقرى في سهل نينوى. نرحب بكم كما رحبت نينوى العظيمة بيونان النبي الذي أعادها إلى الله بالتوبة. فأنتم كوروزو دشرورو أخ يونون، أنتم الكارز بالحق مثل يونان النبي. ويشارك معنا بعض من جيراننا من مسلمين عرب وكرد وتركمان وإزيد وشبك وككائيين، جماعة متنوعة دينيا وإثنيا سعت في الماضي للتعايش في تفاهم وسلام. هنا في سهل نينوى أرض الكتاب المقدس في شهر آب من عام 2014 جميع المسيحيين مع أساقفتهم وكهنتهم ورهبانهم وراهباتهم اقتلعوا من بيوتهم من أرضهم بسبب إيمانهم، أرغموا على البحث عن مأوى في كردستان المجاور. وهذه الكنيسة السريانية الكاثوليكية كنيسة الطاهرة، وهي أكبر معبد في العراق بناها المؤمنون، كانت فريسة للتدنيس والحرق على غرار الكنائس الأخرى على أيدي الإرهابيين التكفيريين. واسمحوا لي هنا أن أشكر أمين سركم الكاردينال بيترو بارولين الذي زارنا في هذه الكنيسة وكانت محروقة قبل سنة ونصف. بعونه تعالى وبالرعاية الأبوية لماريو حنا بطرس موشي رئيس أساقفة هذه الأبرشية، وبتضحيات الكهنة والرهبان والراهبات، رجع الكثيرون من المؤمنين إلى منازلهم المهدمة والمحروقة بعد تحريرها. ونحن فخورون بأنه رغم هول الاضطهاد ظل المؤمنون هؤلاء الحاضرون وذويهم المهجرون إلى بلاد بعيدة متمسكين بإيمانهم الراسخ ومحبتهم لإنجيل السلام والعدالة على مثال آبائهم. E quello che sentite è il saluto in arabo del patriarca Yunnan rivolto a Papa Francesco. A breve sentiremo anche le testimonianze di una laica e di un sacerdote. Abbiamo sentito un'introduzione in italiano del patriarca, che ha ricordato anche il modo in cui si è ricostituito, si è mantenuta in un certo senso la realtà della la realtà cristiana, soprattutto per quanto riguarda
riguarda la ricostruzione di questa chiesa dell'Immacolata Concezione con un unico sacerdote rimasto in Karakoš per curare la rinascita della chiesa dell'Immacolata Concezione. Noi sentiamo ancora in sottofondo e vi lasciamo sentire ancora il patriarca Yunnan e subito dopo probabilmente riusciremo anche a darvi un maggiore dettaglio sulle traduzioni. بيسوع المنبعث حيا يا أبانا الأقدس نلتمس منكم البركة Padre Benedizione. Ecco, abbiamo sentito quello che è stato il saluto del patriarca Yunnan, adesso c'è uno scambio di, con Papa Francesco che è alla sua sede nella chiesa dell'Immacolata Concezione, siamo in attesa della prima testimonianza che verrà resa a Papa Francesco. Sentiamo. التي عشتها وما زلت اعيش نعمة الرجاء التي نلتها من الرب يسوع صباح السادس من آب من العام 2014 صحت بغداد على اصوات القصف المدفعي والجوي الذي راح يتعالى في سمائها الكل يعلم بوجود داعش على الأبواب والكل يعلم بأنه قبل ثلاثة أسابيع اجتاح مدن وقرى الأيزيديين ونكل بهم شر التنكيل وكلنا على أثرها في بغداد أتحجرنا بيوتنا ثم عدنا إليها بعد يومين أو ثلاثة لأننا نعتقد عقيدة ثابتة ونؤمن. Ecco la testimonianza che stiamo sentendo della signora Doa Sabah Abdallah da Karakoš, che ha raccontato quello che ha vissuto e che ancora vive la grazia della speranza che ha ricevuto. La mattina del 6 agosto del 2014 la città si era svegliata nel frastuono del bombardamento. Tutti sapevano che ISIS era alle porte e che tre settimane prima aveva invaso città e villaggi, soprattutto i villaggi degli yazidi, trattandoli con crudeltà. Quindi sono fuggiti dalla città lasciando le nostre case. Dopo due o tre giorni siamo tornati sostenuti dalla nostra fede forte nella convinzione che essendo cristiani siamo disposti al martirio. Eravamo indaffarati nelle solite cose, i bambini stavano giocando davanti alle case quando è accaduto un incidente che ci ha costretti a uscire, un colpo di mortaio è uscita di casa di corsa, le voci dei bambini sono ammutolite. Mi hanno informato del decesso di mio figlio e di suo cugino e della giovane vicina di casa che si stava preparando al matrimonio. Il martirio di questi tre angeli è stato un monito chiaro, dice la signora. Se non fosse per quello, la gente di Baghdad sarebbe rimasta e sarebbe inevitabilmente caduta nelle mani dell'ISIS. La morte di questi tre angeli ha salvato l'intera città. Non è facile per me accettare questa realtà, perché la natura umana spesso si sovrappone al richiamo dello spirito. Tuttavia la nostra forza proviene, senza dubbio, dalla nostra fede nella risurrezione, fonte di speranza. La mia fede mi dice che i miei bambini sono nelle braccia di Gesù Cristo nostro Signore. E noi, i viventi, cerchiamo di perdonare l'aggressore perché il nostro Maestro Gesù ha perdonato i suoi carnefici. Imitandolo nelle nostre sofferenze, ha detto, testimoniamo che l'amore è più forte di tutto. Ed ecco che la signora si avvicina a Papa Francesco dopo aver reso questa terribile testimonianza, ma anche una testimonianza carica di speranza che ci ha però riportato indietro in quella che è stata la realtà della guerra, delle sofferenze, delle persecuzioni per la popolazione di Karakoš. Ecco che si congeda da Papa Francesco.
Sua Santità, cari fratelli, mi chiamo Don Ammar, sono diventato sacerdote il 29 giugno 2001, giorno in cui ho chiesto al Signore di aiutarmi a vivere la Sua parola dal Salmo 115. Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome dà gloria, perché fosse la guida del mio servizio sacerdotale. Questo cammino non era facile in questo tempo di guerre, perché solo 2 anni più tardi siamo entrati in una serie di conflitti. La guerra in Iraq, in cui cade il regime, poi gli attacchi turistici e i conflitti interni che continuano fino ad oggi. Il Signore è stato sempre la mia forza e mi ha aiutato a vivere la Sua parola dal mio ordinazione sacerdotale con tanta gioia negli ultimi 20 anni, ma non per la mia gloria, bensì per la gloria del Suo nome santo. Mi ricordo come mi ha salvato 2 volte, perché sono stato vicino alla morte quando stavo andando a celebrare la messa, la Santa Messa a Zaho via Mosul, a pochi metri dall'esplosione da un'autobomba. È la seconda volta quando mi sono trovato in mezzo a raffiche e preorieli. Un altro tempo della mia vita sacerdotale è stato la notte dell'esodo nel 2014, notte in cui i turistici dell'ISIS si sono avvicinati alla città in cui servo Bartella. Nel mio cuore avevo una forza. Il Signore mi ha fatto aiutare chi voleva lasciare la città e restare fino a poche ore prima dell'ingresso dei turisti. Il Signore ci ha salvati e siamo riusciti a fuggire. Da quel momento abbiamo affrontato una prova difficilissima e durissima. Vivere dispersi nelle strade, piazze, a parchi pubblici, senza riparo né cibo. Ora non c'è abbastanza tempo per esprimere e spiegare tutto ciò che abbiamo vissuto nei 3 anni da sfollati. Ma devo dire che con la forza di Dio, nel nostro servizio sacerdotale, insieme siamo sacerdoti. Abbiamo potuto aiutare le famiglie, essere con loro, distribuire cibo, vestiti, altri aiuti. I 3 anni che abbiamo vissuto da profughi non sono anni maledetti, bensì anni benedizione da parte del Signore. E poi il Signore ci ha mostrato la Sua gloria dopo la liberazione delle nostre città e villaggi. Tutto è stato completamente distrutto. Chiese, migliaia di case bruciate e tutto scaggettato e distrutti tutti i servizi essenziali. Ma il Signore non ci ha abbandonati, bensì è stato un miracolo fare tornare la vita in questa città. Ed eccoci qui oggi nella nostra cara città Baghdad Karakosh. Che gloria, che gioia vedere la Sua Santità in mezzo a noi. Chi avrebbe mai pensato che un giorno avremmo avuto la vostra presenza, Sua Santità, in questo piccolo paese, anche se era nei nostri sogni. Sua Santità,
Grazie di essere tra noi a mostrare oggi la gloria del nostro Signore nella Chiesa e tutto il mondo. Ci benedica e ci porti nel cuore. Ed ecco, abbiamo sentito ancora la testimonianza del reverendo Amar Iaco e adesso ci prepariamo ad ascoltare le parole che Papa Francesco rivolgerà alla comunità di Karakoš dopo queste due toccanti testimonianze della signora Doa Sabah-Abdallah e del reverendo Amar Iaco, vicario generale della arcidiocesi di Mosul dei Siri. Testimonianze molto, molto forti, soprattutto se si considera quella che è la speranza incredibile di questa popolazione, in particolare oggi. Sentiamo il Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono grato al Signore per l'opportunità di essere in mezzo a voi questa mattina. Ho atteso con impazienza questo momento. Ringrazio Sua Beatitudine, il Patriarca Ignazio Sifiunan, per le sue parole di saluto. Ecco, abbiamo dei problemi con il collegamento audio dall'Iraq, è tornato, sentiamo se si sente il Papa. Abbiamo le immagini che arrivano dall'Iraq, non l'audio. Io vi riassumo quello che sta dicendo Papa Francesco all'inizio del suo intervento. Appena l'audio sarà disponibile, ovviamente lo risentirete dalla voce di Papa Francesco. Ho atteso con impazienza questo momento, ha detto Papa Francesco. Ringrazio Sua Beatitudine il Patriarca Yusif Yunan per le sue parole di saluto, come anche la signora Doa Sabah-Abdallah e padre Amar Iaco per le loro testimonianze. Guardandovi vedo la diversità culturale e religiosa della gente di Karakoš e questo mostra qualcosa della bellezza che la vostra ragione offre al futuro. La vostra presenza qui ricorda che la bellezza non è monocromatica, ma risplende per la varietà e le differenze. Ecco, Papa Francesco ha sospeso il suo intervento proprio perché gli è stato comunicato che ci sono dei problemi di trasmissione dell'audio e ovviamente per Papa Francesco è estremamente importante che tutti gli iracheni e tutti possano ascoltare la sua voce in occasione di un incontro così importante come quello in corso alla comunità di Karakoš. Ecco, Papa Francesco ha ripreso la lettura del discorso, sentiamo se abbiamo l'audio. Siamo ancora senza audio. Allo stesso tempo, dice Papa Francesco, con grande tristezza ci guardiamo attorno e vediamo altri segni del potere distruttivo. Ecco, sentiamo. Non hanno mai l'ultima parola. L'ultima parola appartiene a Dio, lui al suo figlio, vincitore del peccato e della morte, anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra. Possiamo vedere con gli occhi della fede il trionfo della vita sulla morte. Avete davanti a voi l'esempio dei vostri padri e delle vostre madri nella fede, salta nuovamente l'audio. Papa Francesco, dopo aver ricordato la bellezza della varietà nella gente di Karakoš, ha anche ricordato con grande tristezza i segni del potere distruttivo della violenza. Ha detto: questo nostro incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l'ultima parola.
l'ultima parola appartiene a Dio. Sentiamo se ancora arriva l'audio dall'Iraq. Adesso è il momento di ricostruire e ricominciare, affidandosi alla grazia di Dio che guida le sorti di ogni uomo e di tutti i popoli. Non siete soli. La Chiesa intera viene vicino con la preghiera e la carità concreta. In questa regione tanti mi hanno aperto le porte nel momento del bisogno. Io vi cercherò di riassumere quanto detto da Papa Francesco, tra l'altro adesso lo stanno facendo anche in arabo, purtroppo la qualità dell'audio che arriva dall'Iraq in questo momento non è particolarmente buona. Papa Francesco ha ricordato che anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo e della guerra si può vedere con gli occhi della fede il trionfo della vita sulla morte. Avete davanti a voi l'esempio dei vostri padri e delle vostre madri nella fede, che hanno adorato e lodato Dio in questo luogo, perseverando con ferma speranza nel loro cammino terreno, confidando in Dio che non delude mai e che sempre ci sostiene con la sua grazia. Papa Francesco poi ha continuato dicendo: la grande eredità spirituale che ci hanno lasciato continua a vivere in voi, ha invitato i fedeli ad abbracciare questa eredità spirituale, un'eredità che ha detto è la vostra forza. Adesso è il momento di ricostruire e ricominciare, affidandosi alla grazia di Dio che guida le sorti di ogni uomo e di tutti i popoli. Non siete soli, ha detto Papa Francesco ai fedeli nella Chiesa dell'Immacolata Concezione, la Chiesa intera vi è vicina con la preghiera e la carità concreta, e in questa regione tanti vi hanno aperto le porte nel momento del bisogno. Questo è l'inizio del discorso di Papa Francesco pronunciato, che viene tradotto in questo momento in arabo alla comunità di Karakoş, parte della quale riunita nella Chiesa dell'Immacolata Concezione. Ci prepariamo adesso a sentire il seguito del discorso di Papa Francesco. Se l'audio non ci aiuta, io cercherò di leggervi le sue parole. Giovani e anziani, profeta Gioele dice i tuoi figli e le tue figlie. Carissimi, questo è il momento di risanare non solo gli edifici, ma prima ancora i legami che uniscono comunità e famiglie, giovani e anziani, ha detto Papa Francesco. Il profeta Gioele dice: i tuoi figli e le tue figlie profetizzeranno, i tuoi vecchi sogneranno e i tuoi giovani avranno visioni. Quando gli anziani e i giovani si incontrano, prosegue Papa Francesco, che cosa succede? Gli anziani sognano. Sognano un futuro per i giovani e i giovani possono raccogliere questi sogni e profetizzare, portarli avanti. Quando gli anziani e i giovani si uniscono, preserviamo e trasmettiamo i doni che Dio dà. Guardiamo i nostri figli sapendo che erediteranno non solo una terra, una cultura, una tradizione, ma anche i frutti vivi della fede che sono le benedizioni di Dio su questa terra. E da dove venite a custodire i legami che vi tengono insieme. Vi incoraggio a custodire le vostre radici. Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sembra che Dio non veda e non agisca, quando per voi, questo per voi era vero nei giorni più bui della guerra, ed è vero anche in questi giorni di crisi sanitaria globale e di grande insicurezza. In questi momenti ricordate che Gesù è al vostro fianco. Non smettete di sognare, non arrendetevi, non perdete la speranza. Dal cielo i santi vegliano su di noi, invochiamoli. E non stanchiamoci di chiedere la loro intercessione. E ci sono anche i santi della porta accanto,
che vivendo in mezzo a noi riflettono la presenza di Dio. Questa terra ne ha molti, è una terra di tanti uomini e donne santi. Lasciate che vi accompagnino verso un futuro migliore, un futuro di speranza. أيها الأحباء، هذا الوقت ليس فقط لترميم المباني، ولكن أولا وقبل كل شيء لترميم الروابط التي توحد الجماعات والعائلات، الشباب والكبار في السن. قال النبي إيل: سيتنبأ بنوك وبناتك، وسيحلم شيوخك، وسيرى شبانك رؤى. عندما يلتقي الكبار في السن والشباب، ماذا يحدث؟ يحلم الكبار في السن أحلاماً، يحلمون في مستقبل الشباب، ويمكن للشباب أن يجمعوا هذه الأحلام وأن يتنبأوا ويسيروا بها إلى الأمام. عندما يجتمع الكبار في السن والشباب معاً، نحافظ على العطايا التي منحنا إياها الله ونسلمها لغيرنا. لننظر إلى أبنائنا ونحن عالمون أنهم سيرثون ليس فقط أرضاً وثقافة وتقاليداً، بل أيضاً ثمار الإيمان الحية التي هي بركات الله على هذه الأرض. أشجعكم كي لا تنسوا من أنتم ومن أين أتيتم. حافظوا على الروابط التي تجمعكم معاً، حافظوا على جذوركم. بالتأكيد هناك أوقات قد يتعثر فيها الإيمان، عندما يبدو أن الله لا يرى ولا يعمل. كان هذا صحيحاً بالنسبة لكم في أيام الحرب الحالكة، وهو صحيح أيضاً في أيام الأزمة الصحية العالمية اليوم وانعدام الأمن الكبير. في هذه اللحظات تذكروا أن يسوع بجانبكم. لا تتوقفوا عن أن تحلموا، لا تستسلموا، لا تفقدوا الرجاء. من السماء القديسون يسهرون علينا لنتوسل إليهم ولا نمل من طلب شفاعتهم. وهناك أيضاً قديسون الذين يعيشون في جوارنا وبيننا، وهم انعكاس لحضور الله بيننا. إنهم كثيرون في هذه الأرض، هذه أرض القديسين رجالاً ونساءً. دعوهم يرافقونكم نحو مستقبل أفضل، مستقبل مليء بالأمل. Una cosa che ha detto la signora Doa mi ha commosso. Ha detto che il perdono è necessario da parte di coloro che sono sopravvissuti agli attacchi terroristici. Perdono. Questa è una parola chiave. Perdono è necessario per rimanere nell'amore, per rimanere cristiani. La strada per una piena guarigione potrebbe essere ancora lunga, ma vi chiedo per favore di non scoraggiarvi. Ci vuole capacità di perdonare e nello stesso tempo coraggio di lottare. So che questo è molto difficile, ma crediamo che Dio può portare la pace in questa terra. Noi confidiamo in Lui e insieme a tutte le persone di buona volontà diciamo no al terrorismo e alla strumentalizzazione della religione. Padre Amar, ricordando gli orrori del terrorismo e della guerra, ha ringraziato il Signore che vi ha sempre sostenuto nei tempi buoni e in quelli cattivi, nella salute e nella malattia. La gratitudine nasce e cresce quando ricordiamo i doni e le promesse di Dio. La memoria del passato plasma il presente e ci porta avanti verso il futuro. قالت السيدة ضحى شيئاً أثر فيا. قالت:
إن المغفرة ضرورية من قبل الذين نجوا من الهجمات الإرهابية. المغفرة، هذه كلمة مفتاح. المغفرة ضرورية حتى نبقى في المحبة وحتى نبقى مسيحيين. قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل ما زال طويلاً، لكني أطلب منكم من فضلكم ألا تيأسوا. يتطلب الأمر القدرة على المغفرة وفي الوقت نفسه شجاعة للكفاح. أعلم أن هذا صعب للغاية، لكننا نؤمن أن الله يمكنه أن يحل السلام في هذه الأرض. إننا نثق به ونقول مع كل أصحاب النوايا الحسنة لا للإرهاب واستغلال الدين. استذكر الأب عمار أهوال الإرهاب والحرب وشكر الله الذي سندكم دائماً في الأيام الجميلة والصعبة وفي الصحة والمرض. ينشأ الشكر وينمو عندما نتذكر عطايا الله ووعوده. وإن ذاكرة الماضي تغذي الحاضر وتدفعنا إلى المستقبل. In ogni momento rendiamo grazie a Dio per i suoi doni e chiediamogli di concedere pace, perdono e fraternità a questa terra e alla sua gente. Non stanchiamoci di pregare per la conversione dei cuori e per il trionfo di una cultura della vita, della riconciliazione e dell'amore fraterno, nel rispetto delle differenze, delle diverse tradizioni religiose, nello sforzo di costruire un futuro di unità e collaborazione tra tutte le persone di buona volontà. Un amore fraterno che riconosca i valori fondamentali della nostra comune umanità, valori in nome dei quali possiamo e dobbiamo cooperare, costruire e dialogare, perdonare e crescere. Mentre arrivavo con l'elicottero ho visto la statua della Vergine Maria su questa chiesa dell'Immacolata Concezione. Ho affidato a lei la rinascita di questa città. La Madonna non solo ci protegge dall'alto, ma con tenerezza materna scende verso di noi. La sua effigie, che è stata persino ferita e calpestata, ma il volto della Madre di Dio continua a guardarci con tenerezza. Perché così fanno le madri, consolano, confortano, danno vita. E vorrei dire grazie di cuore a tutte le madri e a tutte le donne di questo paese, donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprussi e le ferite. Che le donne siano rispettate e tutelate, che vengano loro date attenzione e opportunità. E poi dopo preghiamo insieme la nostra madre, invocando la sua intercessione per le vostre necessità e per i vostri progetti. Vi pongo tutti sotto la sua protezione e vi chiedo per favore di pregare per me. لنشكر الله في كل لحظة على عطاياه ولنطلب إليه أن يمنح هذه الأرض وأهلها السلام والمغفرة والأخوة. لا نمل من الصلاة من أجل توبة القلوب وانتصار ثقافة الحياة والمصالحة والمحبة الأخوية مع احترام الاختلافات وتنوع التقاليد الدينية، وفي السعي لبناء مستقبل مرسخ على الوحدة والتعاون بين جميع أصحاب النوايا الحسنة. محبة أخوية تعترف بالقيم الجوهرية للإنسانية الواحدة، القيم التي باسمها يمكننا بل يجب أن نتعاون ونبني ونتحاور ونغفر وننمو. بينما كنت أهبط بالطائرة المروحية
رأيت تمثال العذراء مريم على كنيسة الحبل بلا دنس، فأوكلت إليها ولادة هذه المدينة من جديد. لتحمينا السيدة العذراء من فوق فحسب، بل تنزل نحونا بحنان الأم. تمثالها هنا تعرض للإساءة ودسته الأرجل، لكن وجه والدة الإله لا يزال ينظر إلينا بحنان، لأن هذا ما تفعله الأمهات، إنهن يواسينا ويقوينا ويعطينا الحياة. وأود أن أشكر من عمق قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات التي تعرضنا لها والجراحات التي تصيبهن. فلتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام ويمنحن الفرص. والآن لنصلي معا لأمنا مريم البتول. Vi ricordo che siete in collegamento con la Radio Vaticana per la radiocronaca dell'incontro a Karakosh di Papa Francesco con la comunità cristiana. Quello che state sentendo è la traduzione della parte finale del discorso del Santo Padre. Adesso in piedi. Uniti ai fedeli di tutto il mondo che ci stanno guardando per la televisione o ascoltando per altri mezzi di comunicazione sociale, preghiamo l'Angelus. لنقف جميعا ولنتحد مع جميع العالم حتى نصلي مع بعضنا البعض صلاة التبشير الملائكة. Angelus Domini, nunc avis Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a Tu, Anquessum, Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, Incarnazione Cognovium, per passionem eius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum Nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebus affuntis requiem aeternam donaeis, Domine. Reproducat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Con la benedizione da parte del Santo Padre si avvia a conclusione questo incontro con la comunità
dei fedeli di Karakoş. Un incontro estremamente emozionante, soprattutto per la profondità delle testimonianze che sono state offerte a Papa Francesco. Abbiamo sentito un sacerdote, una donna laica, che hanno raccontato quella che è stata la realtà della occupazione sotto i miliziani dello Stato Islamico, ma sentiamo i canti che ancora arrivano da Karakoş al termine dell'incontro con Papa Francesco che vi assiste. Con queste note, con questi canti, i fedeli riuniti nella Chiesa dell'Immacolata Concezione accompagnano Papa Francesco, che è intento a lasciare un messaggio scritto sul libro della Chiesa dell'Immacolata Concezione. Un messaggio a firma di Papa Francesco per questa comunità di cristiani che ha patito enormi sofferenze durante il periodo del conflitto, che è riuscita tuttavia a mantenersi salda e a potersi ricostituire dopo la cacciata dello Stato, dei miliziani dello Stato islamico. Le testimonianze che sono state rese, dicevamo, da reverendo Iaco e dalla signora Doa Sabab Dallah, sono state ovviamente nel segno del ricordo, ma anche del perdono e della riconciliazione. Questo perdono che Papa Francesco ha voluto ricordare. In questo momento il patriarca Yunnan si è avvicinato il reverendo, chiedo scusa, ecco, e adesso c'è lo scambio dei doni, con Papa Francesco, e il dono portato da Papa Francesco, un'icona della Madonna Odigitria di Smolensk, un quadro in argento, ed è il dono che viene proprio offerto alla Chiesa dell'Immacolata di Karakoş. È una icona di moderna manifattura, è una copia della veneratissima e miracolosa Madonna Odigitria di Smolensk, che secondo un'antica tradizione sarebbe stata dipinta dallo stesso evangelista San Luca per la comunità cristiana di Antiochia. Dicevamo, l'invito di Papa Francesco, dopo aver ascoltato le testimonianze, è quello della riconciliazione, del perdono. Ma ciò che ha segnato fortemente
questo invito alla riconciliazione, alla ricostruzione, è anche il ringraziamento finale che Papa Francesco ha voluto rivolgere a tutte le madri e le donne dell'Iraq, che ha definito donne coraggiose, che continuano a donare la vita nonostante i soprusi e le ferite, e ha invitato tutti a un forte rispetto e alla tutela nei confronti delle donne irachene, perché possono ottenere attenzione e opportunità. Un messaggio di grande forza, soprattutto se lo si collega appunto al ricordo della signora Doa Sabah Abdallah, che ha reso la testimonianza di fronte a Papa Francesco, ricordando proprio il martirio delle persone a lei più vicine e la necessità di trovare la forza per andare avanti. E mentre si avvia a conclusione questo incontro nella chiesa della Immacolata Concezione, quindi con i saluti, con i religiosi della comunità locale, i rappresentanti istituzionali, i fedeli che sono raccolti all'interno della chiesa, io vorrei farvi sentire un'intervista che abbiamo realizzato con padre Benocca, un sacerdote di Erbil, che ha proprio voluto ricordare nel suo racconto le grandi sofferenze che sono state patite dai cristiani e la difficoltà anche di intraprendere un percorso di riconciliazione, a livello nazionale. Sentiamo un breve passaggio di quello che ci ha detto. Purtroppo l'Iraq che abbiamo oggi è molto sofferente, molto diviso, molte guerre fra le parti che governano questo corpo ormai molto, molto diviso, diciamo. Ogni milizia ha un posto dove controlla da parte sua l'Iraq. E lì proprio il governo che non può intervenire. E poi soprattutto nella regione cristiana dell'Iraq che si chiama la Piana di Ninive, è l'ultimo baluardo dei cristiani in Iraq, dove siamo ancora come maggioranza, soffriamo infinitamente, soprattutto dopo il ritorno alle nostre città, dopo la liberazione delle città dall'ISIS, ma purtroppo siamo tornati a soffrire ancora di più, perché ora quelli che controllano vogliono spadroneggiare il posto. Quali sono le difficoltà che trovate come comunità cristiane? Avevamo la speranza, dopo la liberazione della Piana di Ninive, di tornare e iniziare di nuovo una vita di pace e di sicurezza assieme a tutte le altre minoranze religiose della Piana di Ninive. Però siamo tornati a vedere che subito dopo la liberazione c'erano delle case che erano intatte dall'ISIS. Allora, dopo la liberazione quelle case e quelle chiese sono state derubate completamente, altre case sono state bruciate dopo, cioè non era per colpa dell'ISIS. E poi era difficile, e lo è ancora, trovare un lavoro per un padre di famiglia, per poter sostenere i propri. Quali sono dunque le sue speranze per questa visita del Pontefice? Riuscirà a portare un vento nuovo in Iraq, sia dal punto di vista della convivenza tra cristiani e musulmani, ma anche dal punto di vista della pace e della sicurezza? Questo che succede in tutto l'Iraq ci fa guardare alla visita del Santo Padre come qualcuno che ci porta l'amore, o almeno viene a farci capire che cosa vuol dire il vero amore, la vera fratellanza fra tutti. Speriamo il Santo Padre, che va avanti con questo suo lavoro, che è molto faticoso senz'altro, però noi li accompagniamo con le nostre preghiere.
E questo era padre Behnam Benhoka, parroco a Mosul, che ha ricordato per l'appunto quelle che sono le sofferenze e la difficoltà anche di intraprendere un percorso spirituale che porti alla riconciliazione. Tuttavia ha ricordato anche come la presenza di Papa Francesco sul territorio iracheno possa contribuire a dare proprio la forza necessaria per il superamento degli ostacoli e per rilanciare una convivenza. Lo stesso Papa Francesco ha ricordato nel suo discorso proprio le difficoltà relative ai momenti in cui la fede può vacillare. Di questi momenti la popolazione di Karakoš ovviamente ne ha vissuti. Sembra che Dio non veda e non agisca, ha detto Papa Francesco. In quei momenti però, ha aggiunto, ricordate che Gesù è al vostro fianco, non smettete di sognare, non arrendetevi, non perdete la speranza. Questo è quanto ha lasciato Papa Francesco come messaggio in eredità alla popolazione di Karakoš. Ricordiamo ancora l'importante appello alla tutela delle donne in tutto il paese. Mentre vediamo i fedeli, soprattutto i bambini, che affollano la navata della chiesa, Papa Francesco si appresta ad uscire per recarsi verso il seminario patriarcale, dove farà il pranzo. Per questa radiocronaca è tutto, io saluto tutti coloro che ci hanno seguito in diretta, sono Stefano Leszczynski, questo era il 33esimo viaggio apostolico di Papa Francesco nella sua tappa di Karakoš. A tutti grazie per essere stati con noi, Laudetur Jesus Christus.